Ok, le mie ultra virgolette conoscenze politiche. Le mie conoscenze politiche conoscevo il professor Giuseppe, il senatore allora Giuseppe Valditara, che aveva contribuito alla stesura della Gelmini, gli universitari lo sanno bene, ora è capo del dipartimento del MIUR. Gli mando un messaggio perché non ero d'accordo su qualcosa sulla Gelmini, mi ha mandato una mail e lui mi invita qui a Milano in Corso Venezia e mi fa una proposta. Era, avevo saputo che Gabriele Bertini si stava candidando come governatore della regione Lombardia e che stava cercandosi un team, per cui dice: c'è un evento tipo questo di presentazione di Albertini, perché non vieni, non fai un intervento su un argomento che vuoi tu? Siccome queste cose mi piacciono molto, queste sfide, accetto con entusiasmo, vado lì e decido di parlare delle donne lombarde. Per cui intervengo e dico: io con Google ho fatto una ricerca donne lombarde nella storia e mi escono due link. Uno sono le donne della battaglia di San Martino e Solferino, quelle che hanno curato i malati, i feriti, indipendentemente dal colore della giubba. E le altre sono le più belle donne nella politica italiana. Poi dico: ho fatto la ricerca con gli uomini più belli, non è uscito niente, non so come spiegarlo, ha creato un po' di ilarità generale. Dopodiché ho detto: le donne lombarde non sono queste, sono le operaie, sono impiegate, sono gli insegnanti, quelli che lavorano tanto, e io vorrei strappare queste donne dal loro quotidiano e portarle in politica. Nominata capolista dal Movimento Lombardia Civica per Pavia in diretta, cioè senza aver parlato direttamente con lui. Gli ho portato solo 150 voti, sapete tutti com'è andata, però lui mi ha fatto una donazione molto, molto, molto consistente. Quindi è scalzato, anzi mi ha detto: ti darei molto di più, ma la campagna mi ha costato una Ferrari, per cui accontentati, ma era una cifra consistente. Però Albertini mi è stato utile in un altro contesto, perché sono riuscita a strappargli il cellulare del Bernardo Caprotti, del dottor Caprotti. Quindi, avendo il cellulare, ora nel crowdfunding abbiamo già detto: bisogna avere una bella faccia di tolla, bisogna farsi passare la vergogna, ma io l'ho superato dicendo: è per una causa nobile, quindi non ho vergogna. Però il coraggio di chiamare direttamente Caprotti non ce l'ho avuta. Gli ho mandato un sms e questo mi chiama e mi dice: ma lei chi è? Come fa ad avere il mio cellulare? Quindi mi ha fatto cantare. Io avevo promesso ad Albertini che mai gli avrei detto che avevo avuto un cellulare da noi, ma questo dice: io non parlo con lei se lei non mi dice da chi ha avuto il mio cellulare. Mi ha detto: guardi, le dico semplicemente che ero candidato con Gabriele Albertini, veda lei. 3 sms, 12.000 euro. Questo, anzi, lui è andato a vedersi la piattaforma e mi ha scritto, cioè io dicevo: non è possibile, sto messaggiando con Caprotti, mi sembrava una cosa pazzesca, e mi dice: ma ne mancano 17.000 euro? In realtà me ne mancavano 12 e non mi piaceva fare la furba, ho detto: no, me ne mancano 12, e lui mi dia l'Ibane, sia finita così. Ok. Le mie conoscenze politiche, attraverso Valditara ho conosciuto anche questo avvocato Diego Giordano, una persona che mi ha aiutato tantissimo nel crowdfunding e che mi ha dato il soprannome Cat da Caterpillar, perché diceva che schiacciavo tutti i sassi. Lui è mancato all'improvviso il 16/2/2016 e la moglie e i figli, che io conosco solo per telefono, aveva 500 persone al suo funerale, aveva tantissimi amici, molti giovani, e ha chiesto di donare al nostro gruppo, alla nostra ricerca, di fare una donazione in memoria di Diego, una persona che porto nel cuore. Allora, altro approccio, Google e personaggi famosi con la TBC. Così vengo a scoprire che Lino Falcincani, che vi danno, conosceranno probabilmente, Lino Falcincani, io vengo a conoscere questa persona andando a leggermi un articolo di Stefano Lorenzetto, che per anni ha avuto una pagina sul giornale dedicata ai tipi italiani, che era un signore povero che ora fa parecchie donazioni per il comune di Milano, per la città, per l'estate di Milano. Rompo le scatole a Lorenzetto per avere la mail, il telefono di Falcincani, e alla fine riesco ad ottenerla. Qui c'è una lettera che lui, alla mia richiesta, lui mi risponde così:
le nostre missioni corrispondono al nostro vissuto, quindi mi racconta la storia della sua famiglia, di quanto erano poveri, quattro fratelli, cinque sorelle, che la mamma muore e il comune di Milano più signore e patronesse aiutano la sua famiglia, e quando la mamma viene a mancare i piccoli vengono mandati in istituto e comunque vengono accuditi dal comune. Quindi mi risponde: oggi famiglie in queste condizioni ce ne sono molte a Milano e io voglio restituire al comune quello che il comune ha dato a mia famiglia. Congratulazioni per la sua meravigliosa scelta. Ritornando al libro cuore, ci ho provato una seconda volta e ho scritto: confidenza per confidenza, il mio vissuto influenza tutte le scelte della mia vita. Vi racconto in quattro righe la mia storia e concludo. Mi complimento per il suo vissuto e per non aver dimenticato. Finisci qui, non sempre va bene, non sempre si hanno 12.000 euro, cioè qualche volta. Così è successo con Bettega, il cacciatore. Roberto Bettega aveva avuto la tubercolosi anche lui, per cui credo sempre a Lorenzetto i contatti di Bettega. Poi nel frattempo scopro che Bettega è nato a Biella, dove è nato anche il direttore di Stop Tubercolosi dell'OMS, quindi tramite Mario Raviglione ho il cellulare e la mail. Lo tempesto, cioè proprio io ho proprio torescato di messaggi, di telefonate. Lui gentilmente rispondeva: ma soldi, niente. L'ultima, mi ha detto: questo è l'ultimo messaggio che li invio, dopodiché cancellerò. Ho fatto così perché sennò ero tentata di riprovarci ancora. La sua mail, il suo numero, così non sono più tentata di disturbare ulteriormente. E poi ho scritto: ho capito che il calcio per lei è una grande passione, ecco, noi per la ricerca proviamo una passione di pari intensità. Cordialissimi saluti, finite. Allora, a un certo punto Stefano Lorenzetto pensa che io sia una tipa italiana e mi dedica, viene a Pavia, mi fa un'intervista e mi dedica la pagina. Voglio solo dire che anche lui mi chiama Caterpillar, ma è il numero due, prima è stato Diego Giordano, ma semplicemente è divertente come mi introduce, dice: ma che cosa vuole questa qui da me? Prima mi scrive perché pretende l'indirizzo di un tipo italiano che da piccolo ha avuto la TBC, poi mi riscrive per avere il numero di Tiago Silva, che era un altro che ha avuto la tubercolosi. Poi torna alla carica per ristorcermi i recapiti del cacciatore Roberto Bettega. E poi disdetto vuole che per Chopin, Kafka e Modigliani non ci sia più nulla da fare, altrimenti avrebbe cercato anche quello. Ragazzi, io ho finito, più di 500 donatori, mi sono molto divertita, bisogna crederci, bisogna, credo di aver fatto 3 mesi, erano mesi a cavallo del Natale se non ricordo male, bene. E a casa erano un po' seccati perché la mia testa era solo sul crowdfunding e quando mi presentavano qualcuno io pensavo: come mi può essere? Grazie, finito.